Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video, come avete visto da titolo, molto interessante e molto particolare, perché oggi andrò a rivelarvi la mia nuova moto. Allora, in questo momento sono le 3 e 26 minuti, le 15 e 26 minuti per i precisini, e alle 15 e 45 mi incontrerò insieme a Ghisso, un ragazzo che avete visto parecchio tempo fa sul mio canale, sicuramente i veterani del mio canale lo conosceranno. Porca merda, ma è tua? Quella che hai comprato ieri? Perché in questo momento la mia nuova moto si trova in un luogo che non posso rivelarvi, ma comunque non si trova a casa mia. Di conseguenza ci ritroveremo, io non sarò con il TM ma sarò con la Vespa, perché ha piovuto fino a 5 minuti fa e abbiamo sfruttato appunto questa occasione di bel tempo per registrare questo video. Sarò appunto in Vespa e verrò accompagnato da Ghisso appunto in questo luogo nel quale potremo trovare la mia nuova moto. Quindi ragazzi, io non vedo l'ora di farvela vedere, di divertirci facendovi già vedere che cosa si può fare con quella piccola bestia. Senza perdere altro tempo, ci rivediamo in sella. In sella poi di uno scooter, vabbè. Ciao. Bene tu? Ma hai presente io in questo momento quanto sono in imbarazzo con sto casco sulla Vespa? Ok, come avete visto ho beccato Ghisso e ci stiamo avviando appunto nel posto che vi dicevo. Io credo di non essere mai stato così in imbarazzo come lo sono adesso, perché con questo casco su questa moto, io la chiamo moto ragazzi, è uno scooter lo so, è piuttosto imbarazzante, soprattutto con la tanta gente che c'è in giro oggi. No, che imbarazzo con tutti che mi guardano. Io ragazzi ho la macchina fotografica nel sottosella e non è in nessuna scatola, in nessuna protezione. Spero di non aprire il sottosella e vedere la macchina spiattellata con tutti i vetri in giro. Te lo so. Te, me l'ha rotto Pietro. Come cazzo ha fatto? Te, si è appoggiato, l'ha svitato, non è che da persona normale ha detto provo a girarlo e vedere se funziona in qualche modo, girare la cola chiave. No, l'ha girato al massimo e mi ha spezzato dentro la vite, è proprio spezzata, è spezzata dentro. L'inserimento in curva di Iannone. Sto preparando ragazzi ad incontrare il vero Andrea Iannone, che incontrerò, per chi non lo sapesse, perché non mi segue su Instagram ed è una grave cosa, il 28 di aprile a Cremona. Per avere maggiori informazioni su questo evento andate nel mio profilo Instagram e cliccate sul contenuto in evidenza chiamato Suzuki Day. Questo raga è il posto, se vi ricordate, in cui Burat fece un salto della Madonna con il suo zip. Ok, siamo arrivati. Ok, bene, siamo arrivati nel posto. Io direi che puoi aprire la il cancello moto. Adesso vi mostrerò bene le specifiche. Mi raccomando ragazzi, stiamo attenti che non è da tutti i giorni, eh. Non si apre il cancello. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track, no more. Ok, allora, innanzitutto, perché ho deciso di acquistare questo bolide? Iniziamo a dire che è un bellissimo ciao dagli anni 80 circa. Ho deciso di acquistarlo per fare dei motovlog ancora più ignoranti. Ho deciso di acquistarlo soprattutto perché Ghisso, il ragazzo che in questo momento mi sta inquadrando, me l'ha offerto ad un prezzo veramente conveniente. Questa qua è la madre del ciao. No, ovviamente ragazzi sto scherzando, non l'ho acquistato, non è la mia nuova moto, però mi sembrava carino fare questo video. Sarà un video test del ciao in cui ve lo mostrerò un po' e in cui farò un po' di... Voglio vedere adesso accenderlo. Come si fa? Mettilo, vieni qua, mettilo. Quando su... Ci sono delle chiavi, tipo. Mettilo sul cavalletto. Ah, non va fatto da... No, puoi farlo entrambi, solo che se lo metti sul cavalletto è molto più facile. Apriamo la benzina, ma mi devo sedere. No, stai in piedi che è meglio. Infatti, se no tocca per terra. Infatti. Vai. Va? Vai.
Ma devo pedalare. No, 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 ora tieni solo il gas. Vai giù dal cavalletto, tieni il gas che sennò si spegne. Sound. Io si pedalo, vai. No, devi andare con l'acceleratore. No, ma volevo provare. Ma non si spegne? Vedi la manopola lì del gas? Io... No, questo è il crackson, senti? Ti prego, riprendilo! No, aspetta, aspetta! Stai riprendendo! Aspetta, aspetta. Suona il crackson! Come vedete mi sono attrezzato con casco. Perché non va? Non va, va? Ah, ok. Ma non va? Ma prima non ho fatto così fatica. Non va più. Ah, perché tenevo il freno. E andiamo, ragazzi. Allora, praticamente questo è un tipo di moto molto particolare, in cui si va e ci sono persino i pedali. Si va e i pedali servono per aumentare la velocità. Guardate, adesso io sono ad una velocità, inizio a pedalare come un caimano. Guardate come la legge. Fast and Furious! Raga, guardate la frenata quanto fa ridere! Va tipo a scatti! I freni Brembo, chiaramente! Vabbè, allora facciamo una bella partenza, ok? Gara? Uno, via! Ma te riesci a salire in moto? Sì, fino a un pezzo sì. Allora proviamola insieme. Oddio raga, ci stiamo riuscendo. Oddio raga, non sapete quanto sto sudando. Basta, non ce la faccio più. Ora raga, il vero problema sarà tanto la discesa, non la salita. Perché questo coso frena come vuole lui. Però c'è da dire raga che ha le sospensioni VP, sono quelle del K2018. Erano molto avanti quelli della Piaggio e hanno scelto bene le sospensioni, come si può vedere da questo test off-road. E ne usciamo illesi. Buon ragazzi, io direi che abbiamo concluso il nostro test, ciao, perché non sono andati in strada per il semplicissimo motivo che purtroppo non è assicurato e di conseguenza non si può fare molto. Quindi ragazzi, io spero che abbiate colto tutti la palese ironia di questo video e spero che soprattutto vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto per vedere altri video ignoranti come questo e altri video veramente divertenti che usciranno ogni 4 giorni sul mio canale alle 14 o alle 18. Per saperlo seguitemi su Instagram, lasciate un commentino qui sotto e... adios. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool.